Pronto soccorso linguistico con il professor Francesco Sabatini. Eccoci qui, professore, buongiorno e buona domenica. Altrettanto. Ci rivolgiamo direttamente a voi che ci seguite da casa. Se avete qualunque dubbio sull'italiano che non vi dà tregua, inviateci un videomessaggio realizzato con il vostro cellulare alla nostra mail unamattinainfamiglia@rai.it oppure andate sulla nostra pagina Facebook Mattina Rai 1. Allora, vediamo subito il primo videomessaggio di oggi che ce l'ha inviato la maestra Rosa. Anche se ora si gode un po' di meritato riposo, non smette mai di porsi domande. Buongiorno professor Sabatini, ho una domanda per lei. Perché quando una donna è incinta si dice che è in uno stato interessante? La ringrazio e la saluto. Grazie, intanto è un bel evento. Segnaliamo come fatto importante che si contrappone al cosiddetto inverno demografico, cioè pochissime nascite. Dunque, veniamo alla domanda. È un'espressione eufemistica, ma non perché ci sia niente di male nello stato interessante, ho detto che ce lo auguriamo abbondante, ma serve a non indicare un fatto fisico, né la conformazione della donna, che si modifica naturalmente in questa condizione, né al fatto che c'è un evento naturale in corso. È un'espressione che vuole dire attenzione, richiamare attenzione, importanza di questa condizione della donna. Quindi è un'espressione, credo, proprio di epoca moderna, quando nell'Ottocento in particolare, contesto della civiltà borghese, eccetera, si usavano espressioni appunto attenuanti per quanto riguarda la vita fisica e sessuale dell'individuo. Quindi è una bella espressione che mi auguro ricorra spesso nelle situazioni reali. Professore, la parola della settimana è endemia, la cronaca di questi giorni la sta contrapponendo comunque al concetto di pandemia. Ecco, ci spiega la differenza? La medicina è piena di vocaboli greci derivati dal greco, perché nella civiltà greca fece grandi passi avanti la medicina. Ippocrate ed altri sono stati grandi maestri, quindi termini greci. Basta osservare questa serie: endemia, epidemia, pandemia. Sono formati con una preposizione nei primi due casi, en dentro, epi al di sopra, pan è un aggettivo, passa pan, tutto, sì. E demos popolazione, quindi qualcosa che è circoscritto all'interno di una popolazione, endemico. Si dice anche di altri fenomeni non patologici, eccetera. Un fenomeno endemico e locale, e strettamente locale, derivato e diffuso in un ambiente circoscritto. Epidemia già indica una diffusione, epi al di sopra, si spande. Poi quando coinvolge, si può dire, si teme soprattutto l'intera popolazione, diventa una pandemia. E quale sarà invece il modo di dire di questa settimana? Scopriamolo insieme con le interviste di Maria Elena Fabi. Cosa significa secondo lei il modo di dire avere il pallino per gli affari, la cucina, l'arte? Significa avere una fissa per una determinata cosa e quindi un'attenzione per quella cosa che si sta facendo in quel determinato momento. Avere una fortissima passione, grande interesse, fino a forme di mania, volendo avere un pallino, quindi avere quel quid, no? avere qualcosa in più. Non dico una fissa perché è brutto, terra, però è un qualcosa che uno ha proprio nel suo DNA. Secondo lei da dove deriva questo modo di dire? Forse da un gioco, da un determinato gioco, quindi nel caso chi ha il pallino in quel determinato momento può gestire la situazione, quindi
un qualcosa che indica una particolare rilevanza per qualcuno che ha a che fare forse con un sistema di misurazione del passato. Il pallino delle bocce che guida naturalmente la partita, insomma, ti porta sulla partita o del biliardo. Io penso al mirino, quindi penso a una cosa dritta, penso a un punto fisso. C'è qualcuno che si è avvicinato? Esaminiamolo, è un'espressione molto comune, quindi tutto il significato pragmatico, effettivo, lo colgono. Esaminiamolo insieme con un'altra espressione molto simile e forse da cui deriva il pallino, il bernoccolo. Uh-huh. Al bernoccolo della matematica, dell'arte, della pittura. Al bernoccolo. Dunque, intanto il riferimento di bernoccolo è a qualche cosa, una specie di escrescenza. Sì, certo. Un qualche cosa che è cresciuto in modo particolare nel cervello. Non si vede, ma evidentemente c'è bernoccolo. Pallino, invece, è un po' ironico. Diciamo, mentre bernoccolo lo considereremmo un fatto positivo, quello c'è il bernoccolo della ricerca scientifica, eccetera. Il pallino è un po' più scherzoso, è quasi una fissazione. Come, perché il pallino? Ma perché pallino? Lo so, ce lo chiedo, è difficile. Intanto, se pensiamo a bernoccolo, il bernoccolo è qualcosa di sferico, rotondo. C'è evidente, a volte quando si batte fronte. La testa, si vede perché battiamo la testa, si forma... un'escrescenza. Certi spigoli, cioè, professore. Quindi qualche cosa di sferico, il richiamo potrebbe essere quello. Poi il pallino, come qualcuno ha detto, è qualche cosa che si muove, ti agita, lo rincorri. Potrebbe essere questo. Nelle bocce, nel gioco delle bocce o nel biliardo o altrove, eccetera. Giusto. Professore, quando si incomincia a leggere un libro, di solito, no, si capisce subito da quale punto di vista è stato scritto. Ad esempio, non so, ecco, l'io narrante, chi è? Facciamo un esempio evidentissimo. Nella Divina Commedia come comincia? Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai io, quindi io narrante. La narrazione di tutto quello che si dice, si racconta in quell'opera è affidata a un personaggio che dice io. Quindi è una modalità con cui si può impostare un racconto, un poema, ma le poesie spesso sono tutte affidate alla voce dell'autore che ha provato quelle sensazioni, eccetera. La Divina Commedia è tutta affidata all'io narrante. E da quali altri tipi di narrazione si distingue poi? Ma si può essere oggettivo, i Promessi Sposi non c'è l'io narrante, perché c'è l'autore che si manifesta, descrive e conduce il lettore a osservare quelle scene, ascoltare quei dialoghi, eccetera. Quindi io narrante è un'opera impostata sull'io, sul personaggio che dice io. La Divina Commedia. Chiarissimo. Vediamo adesso un altro videomessaggio che ci ha inviato Maria Carmela. Buongiorno professor Sabatini e buon anno nuovo. Vorrei porle il seguente quesito. Vorrei capire perché per quelle personalità che assumono un nome diverso per il ruolo che ricoprono, ad esempio un papa, una regina, quando vengono riferite con il loro nome in anagrafica, si usa il termine al secolo. Faccio un esempio. Papa Giovanni Paolo II viene riferito al secolo come Karol Wojtyła. Vorrei capire perché si usa appunto il termine al secolo. Grazie e ancora auguri a lei e a tutta la redazione. Beh, perché già in epoca latina, seculum, o perlomeno latina tarda, seculum indicava la realtà esterna, effettiva, non quella particolare di un ordine monastico. Pensiamo anche al clero secolare, clero regolare. I sacerdoti che entrano in un ordine particolarmente
particolarmente seguono una regola e si chiama clero regolare, non perché gli altri siano irregolari, non c'entrano, è tutto un altro discorso. All'interno di una istituzione, di un'organizzazione e di una regola. E invece i parroci, tipicamente, visto che abbiamo avuto davanti l'immagine di un giovane sacerdote, vengono chiamati clero secolare, cioè più vicini alla realtà, vivono la vita quotidiana. Quindi seculum per indicare la realtà ambientale effettiva e non un ambito ristretto. Quindi, quando in certi personaggi che assumono un altro nome, poi dobbiamo anche ricondurli all'anagrafe, diciamo, vera e propria del comune dove sono nati, con nome e cognome registrato al comune. Quello è il seculum, la realtà convenzionale, anche quella, ma insomma pubblica e riconosciuta. E qui c'è un'altra domanda di un telespettatore, peraltro un suo omonimo, si chiama Francesco anche lui, e dice: visto che esistono le espressioni verbali ho pranzato, ho cenato, si può dire anche ho colazionato e ho merendato? Oh, finalmente abbiamo a che fare con la grammatica. Perché dico finalmente? Perché la grammatica è un campo nel quale noi possiamo osservare i processi mentali. Andando molto al fondo si arriva al funzionamento del cervello, allora è qualche cosa che ha a che fare con la neurologia, ma a un livello un po' più superficiale. La grammatica ci spiega molte cose. Noi abbiamo tanti nomi che indicano condizioni, oggetti, luoghi, eccetera, però spesso abbiamo bisogno di un verbo che si rifaccia a quella nozione. E allora dal nome ricaviamo il verbo, cena, cenare, da pranzo, pranzare. Nulla vieterebbe di dire anche colazionare e merendare, che infatti scherzosamente si dice. Però anche altra, un'altra via. Beh, non è questione di corretto, è scherzoso. Si ritroverà certamente in dialoghi, in opere narrative, magari in altri testi in cui si può scherzare. Come si fa allora a esprimere quella nozione? Abbiamo le costruzioni con il verbo supporto, cioè con il verbo fare, fare colazione, fare merenda. Questa costruzione del verbo supporto è molto diffusa, perché invece di derivare un verbo da un nome, che a volte ci sembra strano, o perlomeno all'inizio del processo sembra strano, allora noi usiamo fare, che è molto comune, è molto frequente, far rabbia, mi fa rabbia. Sì, esiste il verbo arrabbiare, più spesso noi diciamo mi fa rabbia. Costruzione con verbo suo, fare colazione, fare cena, fare merenda. Professore, pensando sempre a quello che dice, ecco, ripensando anche domenica scorsa quando abbiamo affrontato il tema, no, degli studenti stranieri che devono comunque imparare l'italiano e hanno molta difficoltà. Abbiamo difficoltà noi italiani ad imparare la nostra lingua, quindi figuriamoci le persone straniere. Per cui sempre molto... è una lingua complicata, complessa per tutti noi. Rispetto ad altre possiamo dire che è complicato certamente la flessione dei verbi, che differenzia le voci secondo la singolare, il plurale, la prima, la seconda, la terza persona. Abbiamo difficoltà noi, quindi figuriamoci gli altri. Di difficoltà, professore, certamente. Visto che abbiamo ancora qualche minuto, lei vorrebbe parlarci di qualcosa? Beh, stiamo assistendo alla diffusione di molti termini inglesi, perché è importante la civiltà anglo-americana, collegati con i fenomeni di pandemia, endemia, eccetera. Sì.
mi è capitato di leggere documenti con i quali si avvertono le organizzazioni infermieristiche, mediche, paramediche, eccetera, su provvedimenti da prendere. E in questi ambiti, di questi documenti, si possono usare i termini stranieri, ma facendo precedere, accompagnando quello italiano. Vedo che è molto diffuso in questi foglietti o in articoli di giornale booster per richiamo. L'ho già accennato una volta. Sì, è vero. Ma booster è un termine che in inglese ha molti significati. Significa ciò che rafforza, ciò che esalta. È vero che il richiamo, ma nel linguaggio della medicina c'è il richiamo, che è più trasparente, richiama l'effetto della prima dose già data. Poi è così bella come parola, come termine. È semplice. Semplice, è chiaro. Altrimenti quel booster, che cosa vorrà dire il booster? Poi naturalmente la mente è fantastica e chissà che cosa si pensa che sia. Il richiamo. Il richiamo. Perfetto. Invito i signori medici dai professore, quali professore, sono dipendiamo. Anni che lei predica questo, di utilizzare termini italiani. Esatto, di capire che la lingua è uno strumento quotidiano e generale per tutta una popolazione, quindi non tutti hanno quelle conoscenze al di là dell'ambito locale della propria lingua da poter afferrare il concetto con un'altra lingua. Richiamo, anche perché richiamo, richiamare, abbiamo il verbo, il nome, eccetera. Con booster, sei stata boosterizzata? No, dire? No. Non si può sentire. Non si può dire. No, professore, allora ricordiamo anche al suo pubblico che segue con grande interesse questo spazio che insomma potete inviarci i vostri messaggi realizzati con il vostro cellulare. Vi ricordo sempre la nostra mail che è unomattinainfamiglia@rai.it e tutti i dubbi verranno sciolti dal professor Sabatini, che quasi qui tutti a disposizione. Non, professore, lei scioglie tutti i nostri dubbi. Tutti. Finora. Non... ce ne saranno tanti altri nelle prossime puntate. Vedremo. Grazie ancora, grazie professore. Buona grazie domenica.